Allora, che cosa dice il caso di Venezia presentato dal Sì, è vicepresidente? un caso emblematico, nel senso che appunto qua bisogna conciliare le necessità del Comune di Venezia di disporre di risorse per la gestione del territorio e dei servizi con una filosofia che abbiamo detto metropolitana di condivisione delle opportunità. È chiaro che non possiamo conciliare una condivisione di opportunità quando chiediamo al territorio una costo di accesso al bene Venezia, chiamiamolo così, elevato. E indubbiamente bisogna arrivare a una sorta di equiparazione tra la tassazione dell'entroterra veneziano con, diciamo, il Comune di Venezia, perché no, cioè bisogna vedere le opportunità che abbiamo di fronte. I pullman così non vanno dal Milanese a Venezia e quindi non è che guadagnano 400, ne perdono 400 euro Comune di Venezia. Se invece adeguassero a 200 come sono il pullman che parte da Crignago, è chiaro che avrebbero comunque delle entrate maggiori e quindi anche tutto il tessuto, diciamo, andrebbe a beneficiare di un volano che indubbiamente fa bene al nostro territorio, perché appunto soffriamo di piccoli balzelli che magari apportano sì risorse, ma creano, diciamo, delle code di inefficienza e di discriminazione che sono molto penalizzanti per il nostro tessuto economico. E qua le amministrazioni e, diciamo, chi governa le amministrazioni ha una grossa responsabilità di vedere oltre, diciamo, la singola tassa, di vedere oltre al bilancio di previsione dell'anno per dare respiro a realtà territoriali che hanno bisogno di prospettiva. È chiaro che se parliamo di città metropolitana, che probabilmente come Venezia quest'anno si è fatto il bilancio di previsione, l'anno prossimo probabilmente sì, ma le altre in Italia non sono state in grado di chiuderlo in maniera rispettosa delle norme. Allora anche qua cioè proponiamo le idee, aboliamo le province, istituiamo le città metropolitane, ma non abbiamo le risorse per farle funzionare. Questi sono paradossi istituzionali che non ci possiamo più permettere, perché se soffre l'istituzione è chiaro che non può essere una risorsa per il territorio, è chiaro che non può essere un sostegno per le attività economiche e non può essere un aiuto ai cittadini, e questo no, non ce lo possiamo più permettere. Sindaco, dal vostro punto di vista, esatto, chi altro dovrebbe intervenire? Noi siamo dell'avviso che quando sentiamo i cittadini, e questo è sempre il solito discorso, ci state soffocando con le tasse, le tasse, le tasse. Ed è vero, noi dobbiamo trovare dei sistemi attraverso i quali il comune può tenere o beneficiare della parte di cifre per i propri cittadini, perché il privato può anche rimodulare l'affitto, perché adesso c'è anche questo, e ho visto che quasi tutti i negozi del centro adesso hanno ottenuto, scusi, hanno ottenuto dai proprietari, di avere un abbassamento nell'affitto. Ma anche noi come amministrazioni dobbiamo trovare dei sistemi per incentivare questo. Dopo c'è il discorso dell'abusivismo, che è verissimo, che è stato detto. Chi riesce a vendere il prodotto, o come diceva il messaggio di prima, addirittura la gente fa la gita fuori porta per andarsi a comprare In l'oggetto spiaggia. che è in spiaggia, sì, che è magari taroccato finché si vuole, ma che comunque Piace. piace perché piace ed è del momento, e noi non riusciamo a combattere in nessun modo questa forma di abusivismo. È chiaro che siamo noi che siamo mancanti e dobbiamo assolutamente trovare soluzioni, e qua bisogna che siano trovate anche a livello nazionale. Poi non possiamo pretendere i nostri, parlo anche dei mercati, noi abbiamo il mercato del lunedì, il mercato settimanale, i nostri paesi e le nostre città hanno tutte il mercato settimanale, adesso c'è anche che funziona bene il mercato del contadino, quello a Certo. chilometri zero, diciamo. Però no, non si può pretendere da una parte che ci sia il DURC, che sia a posto, che siano pagati tutti i contributi, che ci sia lo scontrino, perché loro vanno in sofferenza, e dall'altra parte c'è l'abusivo o
che vende e che logicamente ha un altro sistema. I controlli devono esserci sicuramente. Poi dobbiamo trovare anche noi delle... io sarà che sono un po' anche visionaria, non so, ma spero sempre che riusciamo a trovare quelle vie di mezzo che ci permettano proprio non di metterci in concorrenza, per tornare a prima al discorso dei centri commerciali, perché hanno delle caratteristiche, basta pensare appunto al parcheggio gratuito, essere al caldo d'inverno, essere al coperto, però trovare dei sistemi che bisogna attrarre, bisogna dare delle gratuità che permettano alla gente agevolazioni, di, delle agevolazioni, sia come amministrazioni ma anche proprio come città nel suo complesso, trovare dei sistemi per rendere appetibili. Io pensavo al comune di Milano, dove, ripeto, abbiamo questo centro che è veramente un centro commerciale, abbiamo sempre detto, a cielo aperto, perché tutti i negozi ci sono belle attività. Però dobbiamo anche noi trovare che non ci sia il problema dei parcheggi, che non ci sia il vigile che mette là subito la multa, e invece abbiamo Ma se voi non agite in questo senso, siete i primi colpevoli della... Certo, ed è per questo che dico, tante volte non c'è la proprio la possibilità di trovare agire in sinergia. Siamo in chiusura. Presidente, una battuta, un proposito che vi fate? Una battuta? Meno burocrazia, meno Stato e più impresa. Questa mi sa di averla già sentita in qualche modo, non so perché. La stiamo ripetendo da troppi anni, purtroppo. È un mantra. Grazie ai nostri ospiti di essere stati qui con noi, grazie a voi come sempre di aver partecipato e di averci seguito, e noi ci vediamo come sempre alla prossima puntata.